Siete pronti? Oggi è una novità, un dolcetto, ne faccio pochi, faccio soltanto quelli che mi piacciono realmente. E oggi facciamo un sorbetto, anzi un cremolato alle fragole, con due versioni, una per i bambini e una per noi grandi. Iniziamo subito gli ingredienti: 1 chilogrammo di fragole, oggi dico pure le quantità, poi 200 grammi di acqua, 200 grammi di zucchero, un baccello di vaniglia, se non avete la vaniglia fresca anche la vaniglia alla vanigliina va bene. Poi i topping, qua la parte più bella, abbiamo la panna da montare per i bambini e per noi abbiamo questa, ragazzi, la vodka alla grande, la ricca. Dai, abbiamo una bella vodka russa vera, Stalichnaya, ecco, perfetto. Questa è una delle più vecchie vodka russe che ci sono in commercio, del 1938, quindi proprio il periodo di Stalin, perfetto. Per questa ricetta ci serve solamente una pentola, eccola qua. Mettiamo dell'acqua, poi mettiamo lo zucchero della stessa quantità, quindi abbiamo 200 e 200, quindi la quinta parte del peso delle fragole è di zucchero, ok? Quindi è facile regolarvi. Accendo l'induzione, mescoliamo un po' lo zucchero dell'acqua e poi lo facciamo sobbollire fino a quando non diventa trasparente. Però noi che facciamo? Noi facciamo acqua e zucchero così, l'aromatizziamo con che cosa? Con la vaniglia. Eccolo qua, l'ho fatto con i denti, non si fa. Se ce l'avete, non si fa con i denti. Allora, guardate, se dobbiamo usare la vaniglia dobbiamo usarla buona. Guardate questa qua, è bella cicciotta, morbida, profumosa. Vai, la taglio a metà, poi apro il baccello, tiro tutto l'interno, i semini, eccoli qua, e poi lo metto dentro al nostro sciroppo, ecco qua, che sono tutti quanti quei semini che profumeranno tutto il nostro sciroppo, il nostro sorbetto. Che profumo, ragazzi! Allora, se volete potete mettere anche il baccello all'interno, che profuma anche questa nostra, il nostro sciroppo, ok? Lo sciroppo è pronto quando vedete che assume un'altra densità, leggermente più denso. Adesso ne accorgete, guardate, Piano. Nel frattempo, non stiamo con le mani a mano. Fragole, già lavate. Tolgo la parte verde, così, senza sprecare troppo fragola. Ecco. Poi taglio in 4 parti e metto qui dentro. Lo sciroppo è pronto, spengo. È leggermente l'acqua più densa, più lo lasciate sul fuoco e più si addensa, ok? Questa per me è la consistenza giusta per questa ricetta. Poi ci sono dei vari, si può misurare la densità dello sciroppo, c'è un termometro apposta, però questo non è il caso nostro, deve essere una cosa semplicissima. Pulisco bene il baccello e poi riaccendo la musica, questa è spenta, perfetto. Adesso questo voi lo potete utilizzare, fate così, lo tagliate a metà o a pezzettini e poi, come faccio io, lo tengo dentro lo zucchero, vedete, così, così profumo lo zucchero di vaniglia. La vecchia voleva morire, che c'era sempre tante cose da scoprire. Vai, così. Poi, andiamo avanti. Vado avanti con le fragole. Oggi l'ho pagate 5,50 euro al chilo. Ok. Vai. Guarda il fragolone, chi è? Guarda che bello. Mi dicono, no, che papagna, chi è? Vai, così. Questa qua più pezzi. Assaggiamo. Riempio la bocca, senti l'estate, che profumo, ragazzi, profumo di fragola. Ah, quando la frutta è di stagione, che meraviglia. Un 2-3 me ne lascio nel guarnire, ok, quelle più carine. Guardate questa qua, che belle, con il rametto. Adesso è il momento con la figo. Allora, qui abbiamo lo sciroppo, metto le fragole dentro così. Poi do dei colpetti col frullatore immersione, così, questo già lo fa così, l'ha mangiato così, non lo faccio con un frullato, qualche pezzetto di fragola l'ho lasciato, vedete, così,
un po' grossolano, che ti si senti il pezzetto di fragole, un po' che ci ammazza. Fatto le fragole, sì, ho fatto io. Anche perché le gelaterie sono tutte chiuse, ragazzi. Perfetto, basta. Adesso, contenitore, misura liquidi. Butto tutto qua dentro. Però, attenzione, non sprecate niente. Vedete qua che cosa c'ho? La vaniglia che è rimasta con una bella leccapentola come questo qua che ho io. Fate così, mettete qui dentro, non sprecate niente, vedete? Come ragazzi, non esiste. Questo. E adesso è il momento di fare il lavoro successivo, bisogna mettere nel freezer. Allora, la cosa più complicata, sia per voi che per me, qual è? Quella di trovare lo spazio dentro al congelatore. Con tutta questa roba che abbiamo dentro, chiusa là dentro il nostro tesoretto, è abbastanza difficoltoso. Adesso metto tutto quanto il liquido che abbiamo fatto dentro del stampini dei ghiaccioli. Vedete, è così. Pezzettone di fragola, mamma mia, è grosso che sei. Questo lo voglio. Allora, non vi fate venire idee strane. Nel senso, questo sorbetto lo facevo anche in un ristorante che ho gestito. Allora, mi raccomando, usate contenitori piccoli per ghiaccioli, perché sennò vi rimane difficile poi mantecare il sorbetto. Poi farò vedere come. Ecco qua, vedi, quattro porta ghiaccioli, vedi? Perfetto, misura perfetta. Questo non entra. Poi faccio subito una capirosca a camera woman. Questa bella, speciale. Un po' di ghiaccio, poi la faccio subito a camera woman. Allora, andiamo al congelatore. Ho fatto un po' di spazio, eh. Vai. E adesso, fra quanto ci rivediamo? Ci vorranno 5-6 ore. Quindi vi dovete organizzare bene. O lo fate la mattina o dopo pranzo per la sera. Per fare la capirosca nel frattempo, portato la mente dal terrazzo, vera? Pure con l'erbetta questa qua, spontanea in mezzo, ci sta. Allora, ghiaccio, prima di tutto il ghiaccio. Bello, grosso, Qui vabbè, quello della frigorifero lo fa grandissimo. Ma tanto ghiaccio deve essere fresco. Vale così. La fragola con lo sciroppo di zucchero. E adesso, ragazzi, vodka salicina, scusate russi, popolo russo, sono sbagliato. Poi un po' di menta così, una fragoletta bella. Camera woman, io vi do un assaggio, aspetta un po', un po' mescolato. La vodka perché è buona, perché dopo la senti lì per lì, dopo la senti, però è l'unica cosa che ti fa venire mal di testa, almeno a me. Buonissimo, senti che buono, è un bontà, ragazzi. Quindi le 6 ore che avete di tempo da aspettare che esce fuori il ghiacciolo alla fragola, le sapete come spendere. Bevete. Quanto tempo devo passare? 6 ore? Qua è passato un mese, mi sono pure tagliati i capelli, mi sono pure ricresciuti, mi sono dimenticato il sorbetto dentro il freezer. Ho dovuto ricomprare le fragole, la panna l'ho dovuta comprare 4 volte, l'ho scaduta 4 volte, ad esempio. Andiamo a prendere, completiamo questo sorbetto, però non ho più bevuto la vodka. Vado. Allora. Siete pronti? Senti la musichetta? Mi fa scuotere la testa, mi fa. Ecco, guardate, i semetti. Ma non li vedete più i semetti così dentro al gelato, eh? Solo a caso lo possiamo fare. Adesso, che devo fare? Devo dargli un po' di acqua dietro, se no non escono fuori. Così. Poi, mettiamo qua dentro. Questa è una cosa semplice, l'abbiamo quasi tutti, eh? Quasi tutti ce l'abbiamo. E un mix, un catto da cucina, questo qua addirittura è quelli da piccolini proprio, che si attacca al frullatore immersione, quindi una cosa, frullatore immersione bisogna averla a casa, dai raga. Ma adesso dobbiamo fare un bella
un bel video di tutto quello che veramente serve, senza comprare roba che costa milioni di euro, eh? Perché noi siamo semplici, ci serve una roba complicata, noi ci servono le cose semplici, fatte bene, di qualità, ma eccolo qua, guardate. Madonna! Ecco, la prossima volta devo fare la recensione su le formine e fegliaccioli, quelli che funzionano però, capito? Non esce niente, è uscito, sì. Oh, ma come sono cambiato un po' con due mesi, un mese e mezzo che ho iniziato a registrare questa ricetta. Speriamo in meglio, invecchiamo, ci siamo invecchiati, non abbiamo fatto niente sto periodo, siamo stati belli a casa, eh? Adesso, andiamo. Vi ricordate che ho detto, non li fate troppo grandi i ghiaccioli, perché sennò poi è un problema. E infatti noi abbiamo fatti piccoli, abbiamo fatti, perché ho avuto l'esperienza di farli troppo grandi ed era un casino per mantecarli. Vado? Pure se non la sentite, la sento io e mi muovo a ritmo. Guardate ragazzi, guardate, piano piano si sta formando, mano a mano che si scalda un pochino, lui si manda. Cioè, ragazzi, tiè, guarda qua che robetta, te lo voglio far vedere col cucchiaino come vado, eh? Che soddisfazione, ah, ma che è qua? Assaggiamo, guardate, eh? Fresco. Buono, proprio fragola si sente. Adesso, velocemente. Oh, Aru, sta rubando il gelato. Guardate qua, prendo già una fredda. Eccola qua, ghiacciata. Panna. Metto un po' di panna, dentro la ciotola gelata. Frusta. Andiamo a montarla. Allora, è inutile che vi dico che la panna montata con la frusta, col sudore, con la forza nostra, le nostre braccia, è un'altra cosa. Allora, ma un pizzico di zucchero, perché è buono, però dolce e giusto. Poi mi raccomando, quando lo fate, fate sempre una cosa che è la seguente. Assaggiate il grado di maturazione della fragola, perché potrebbe essere troppo acerba e quindi c'è un po' più di zucchero. Ne prendo, appena sento sta musica, ne prendo. Monto la panna. Mamma mia, ragazzi, vai, guarda come vado. Come vado. Cioè, ma quando... Ecco, si sveglierà Mario. Che gli faccio adesso il gelatino alla fragola fatto da papà. Sempre sti lavori. Perché metto a fare queste cose? Odioso. Però guarda che panna. Guardate qua che panna che ho montato, guardate. Meravigliosa. Lo sa già che me la fuma, chi è? Au! Vai, chi è? Assaggio, prende, vai. Adesso leviamo questa qui, la palettina. Così. Bello. Pensate i bambini come andranno pazzi di questo gelatino. La fragola è uno dei gusti più ambiti dei ragazzi. Poi voglio fare questa cosa. Come la facevo una volta da me a Nettuno. C'era un gelataio dietro un vicoletto nascosto. Lì che montava la panna e poi con la cucchiarella. Ti metto la panna con cucchiarella, ma vedi, era stupendo, così. Ah, è così. Oh. E passa la paura. Vai. Che meraviglia. Ci mettiamo una fragolina qua, così. Ah. E poi ci sta papà e mamma. Papà e mamma che fanno? Lo faccio vedere io. Vai, bello di papà. Non gli dite niente, altro non si vede che è diverso il vostro, no? Così. Per voi potete pure mantecarlo con un goccetto di vodka proprio quando state frullando. Se siete tutti amici e non volete la panna, vi interessa, fate così come sto facendo io. Vedi papà, si prende poco gelato per te. Tutto per te, l'abbiamo tenuto tutto per te. Ma guarda Teo, vedi, facciamo vedere che facciamogli pesare, che facciamo i sacrifici per questi bambini. Un po' di menta. E adesso ragazzi, assaggio. Immaginate, sabato e domenica non lavorate, e fate sto gelatino, sto sorbettino, la fragola con la vodka dentro aggiunta di nascosto, nessuno vede.
Cos'è, come state? E chi ci ammazza? L'abbraccio da casa Marana. Mi raccomando, condividete, likeate, commentate, che me fate impazzire. Un bacio e un abbraccio. Che bontà, buonissimo. Lo spettacolo è venuto.